e ne darò pochissime. Per esempio, se ho capito bene la situazione della vostra città, che ha un declino demografico molto forte, state passando in pochi anni da 170.000 a 130.000 abitanti, 140, e per esempio se i sindaci, i comuni italiani non si comportassero esattamente come si comportano gli stati europei, ognuno per sé e non voglio sapere niente, i paesi dell'est come sapete, eccetera, eccetera, e se gli 8.000 comuni avessero aderito a questo sistema SPRAR, quello dell'integrazione dei piccoli gruppi, che funziona peraltro, e ha due limiti, uno è la legge, poi ci tornerò, e uno è il fatto che solo 2.000 comuni hanno aderito a questo sistema attivamente. Che succede? Che Foggia, 150, calcoliamo più o meno 140-150.000 abitanti, dovrebbe ricevere uno su mille, o tre su mille, scusate, secondo il piano che era stato fatto. Quindi Foggia dovrebbe ricevere 450 persone. Perché invece siamo al ghetto che visiterò domani mattina, ai centri che ho visitato a Previsca con migliaia di ragazzi, o ad altri? Perché giusto appunto 6.000 comuni hanno pensato che questo in qualche modo non li riguarda. E badate, questo è un problema di fondo, perché è chiaro che piccoli gruppi sono più facilmente integrabili, ma comunque tutta la storia della buona integrazione ti dimostra che i campi a migliaia di persone, ce ne sono di quelli a migliaia di ragazzi, tutti maschi, dai 20 ai 35 anni, che è un condensato di ormoni che voi vi potete immaginare, d'accordo?